Bentornato, analizziamo questa che è una delle tipologie classiche delle domande che vengono assegnate quando in prove concorsuali, in prove di test di ammissione, selezioni anche aziendali, eccetera, spesso vengono poste domande strutturate in questo modo, quelle che vengono a volte indicate come sequenze numeriche, serie numeriche, successioni numeriche, praticamente facciamo riferimento allo stesso argomento. Cioè una sequenza di numeri dove ne manca uno o anche più di uno, bisogna capire quali sono i numeri che mancano, cercando di capire in che modo sono sistemati i numeri. Cioè vuol dire che c'è una regola che è sottesa, i numeri non sono posti così a casaccio. E in questo caso io quello che noto è che in questa sequenza c'è intanto una particolarità in termini di punteggiatura, e guarda che spesso non è casuale, non tutti gli danno il dovuto peso. Io vedo che c'è una virgola, poi punto e virgola, virgola, punto e virgola, eccetera. E proprio come quando in italiano i docenti di grammatica, di italiano, ti dicevano che la virgola è una pausa più veloce, il punto e virgola è una pausa un po' più corposa, un po' più robusta. Quindi qui la devi intendere così, il punto e virgola, un po' come se fossero delle parentesi. Se poni le parentesi magari risulta più evidente il discorso che sto insomma per farti. In questo modo, c'è nota poi come all'interno di ogni parentesi, nella prima da 1 a 2 c'è la differenza di una unità, è come dire che c'è un più 1, nella seconda parentesi da 2 a 4 c'è un più 2, nella terza da 5 a 8 c'è un più 3, nella quarta da 10 a 14 c'è un più 4, nella quinta c'è un più 5, cioè 17 più 5 22, nella sesta parentesi da 26 a 32 c'è un più 6 e quindi dopo più 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6, nella coppia di numeri che manca io andrò a cercare una coppia dove tra i due numeri c'è una differenza di 7 unità, dove tra il primo e il secondo c'è un più 7. E già qui capisci che la risposta A con 40-80, da 40-80 non ci sono 7 unità, la togliamo di mezzo. La risposta B da 46-64 non ci sono 7 unità, ce ne sono 18, quindi la togliamo di mezzo. Nella C da 40-67 ci sono 27 unità, non 7, la togliamo di mezzo. Nella E da 44-16 il secondo numero è addirittura più piccolo, è come dire che c'è un meno qualcosa, quindi la togliamo di mezzo e quindi per esclusione della D da 37 a 44 effettivamente ci sono esattamente 7 unità, cioè 37 più 7 dà 44. Come risposta. Fra l'altro, qualcuno avrà probabilmente anche notato questa cosa, che tra il secondo numero di una coppia e il primo di quella seguente, tipo qui da 2 a 2, cioè a cavallo del punto e virgola, c'è un più 0, poi da 4 a 5 c'è un più 1, poi da 8 a 10 c'è un più 2, poi da 14 a 17, sperando che mi regga la voce, c'è un più 3. Poi da 22 a 26 c'è un più 4. E quindi poi da 32 a quello che manca, dopo aver visto che c'è più 0, più 1, più 2, più 3, più 4, cosa vi potete aspettare? Beh, è un po' come quando si conta, evidentemente ci sarà un più 5. E 32 più 5 dà 37, questo vi dà proprio la certezza assoluta, non ce n'era bisogno. Ma ci sarebbe questo ulteriore elemento di analisi che vi conduce a dire che la risposta corretta è indubbiamente la risposta D. Mi raccomando, queste sono domande, vi dicevo proprio all'inizio della lezione, che sono molto frequenti in varie prove concorsuali, test e quant'altro, quindi cercate di studiarle con dovuta attenzione. Vi ho fornito qualche suggerimento su questa sequenza, poi ce ne sono anche di diverse sequenze con altri criteri, quindi più vi allenate e meglio è. Intanto, se avete altre domande da pormi, potete sempre inviarle a giuseppe.cotrugo@metodocotrugo.it per avere eventuali informazioni su iniziative di cui sono protagonista, corsi, libri, iniziative social, eccetera. Qualche dato è già presente nell'info box sotto il video, oppure insomma consultate il mio sito internet che è www.metodocotrugo.com, oppure altri miei canali social tipo Facebook con la pagina ufficiale che è Cotrugo Test Concorsi, Instagram con il mio canale che è Metodo Cotrugo, eccetera. Oppure semplicemente, insomma, se vuoi solamente restare aggiornato sui video che poi di volta in volta pubblico su questo canale, puoi farlo iscrivendoti al mio canale, ponendo un like, insomma, al mio canale in modo tale da ricevere delle notifiche ogni qualvolta pubblico nuovi video.
non ti rubo altro tempo. Spero ti sia piaciuta anche questa lezione, questo video. Io ti ringrazio per l'attenzione e alla prossima.